Eccoci di nuovo ragazzi, ciao a tutti. Oggi vi parlo del virtual mix di Slave Digital, anzi ve ne riparlo perché ho già fatto un video in precedenza ma ahimè non è venuto molto bene, erano i miei primi video, io vi chiedo scusa, ancora non avevo settato bene il microfono, la scheda audio eccetera, avevo dei ritorni di voce, spero di aver sistemato adesso. Partirei come solito dalla cassa, sempre un po' cupa e un po' inscatolata. Apro il Virtual Mix Rack, è disattivato, disattivo tutti i moduli così ve li faccio sentire, attivo il plugin con i singoli moduli disattivati però. Allora, io ho messo come primo inserto di modulo, diciamo, il Virtual Canal. Il Virtual Canal cosa fa? Va ad emulare un canale virtuale di una console. Quale console? Una delle sei che Slade Digital ci mette a disposizione. Quindi abbiamo la British 4KE, ovviamente per motivi di copyright non l'hanno potuto chiamare SSLK 4000E, ma è questa, 4K sta 4000 serie E, questa la seconda 4000 serie G, sempre SSLK, SSL Solid State Logic, mi stavo impapinando, chiedo scusa, quindi Solid State Logic 4000E, Solid State Logic 4000 serie G, usa ovviamente anche qui per copyright non hanno potuto chiamarlo API ma emula una console API, British stesso discorso per copyright non l'hanno potuta chiamare NIV ma British N, N sta per NIV, questa è il simbolo del tridente ovviamente quindi emula una tridente, e l'RC Tube che è l'equivalente di una console di mixaggio tipo Abbey Road Studio, cioè l'ETG console 1, 2, 3, 4, 5 per esempio, quelle che usavano per registrare i dischi dei Beatles e dei Pink Floyd, quindi emula quelle console proprio antichissime a tubo ancora, quindi a valvole. Io l'ho messa in British 4KE, quindi SSL 4000 serie E, lo attivo. Sentite? Sullo zero. Ho messo il drive a palla, più 18. Sentite che pacca che dà la cassa. Poi ho attivato l'equalizzatore sempre SSL per rimanere in tema, così ho il suo preamplificatore del canale, il suo equalizzatore. Ultimamente è uscito anche il canale compressione più gate expander. Allora, io qui cosa ho fatto? Un roll off, ho tagliato, vedete il pop-up che salta fuori, a 30,5. Ho aggiunto più 3 decibel circa in posizione standard, cioè a 7500 Hz. Ho aggiunto la punta, cioè 4 decibel 33 intorno ai 5000, con una campana più verso lo stretto che il largo, diciamo, vedete, intorno a 1,90. Ho tolto la frequenza che mi inscatolava la cassa, che io ho visto in 586 Hz, lo vedete qua, ok? E ho tolto parecchia roba, 12 decibel, con campana abbastanza stretta anche qua. Poi, avendo tagliato le bassissime, quindi 30,5 Hz, gli ho dato a 83,8 Hz un boost di 3 decibel per recuperare un po' le bassissime che ho tagliato senza. Scatola. Meno scatola.
Poi comprimo con l'FG Stress, che è l'emulazione del distressor, secondo me favoloso. Sentite che roba. Morta. Viva. E non comprimo tanto, a 4.1 di ratio, va con Dis 2 attivato, cioè va ad aggiungere armoniche pari. Dis 3 invece va ad aggiungere la terza armonica, vuol dire distorsione seconda armonica, distorsione terza armonica. Terza armonica ovviamente schiaccia un po' di più il suono e lo rende leggermente più acidello. La distorsione invece seconda armonica è più a tubo, quindi le distorsioni valvolari, irrobustisce le basse frequenze, le rende più ciccione ma senza distorcerle, mentre la distorsione terza armonica è più da transistor, quindi quando si distorce con delle apparecchiature analogiche a transistor appare di più la terza armonica, la seconda più nelle valvole. In questo caso stava bene la seconda. Ma sentite che roba. Pacca. Però andando a comprimere di 4 decibel anche le basse, anzi soprattutto le basse, che sono le più preponderanti nel suono di kick, quindi partirà schiacciando proprio quelle inizialmente, anche perché vedete non ho usato filtro sul sidechain, sul rilevatore del compressore, quindi gliene vado a dare un po' con il revival, non esagero ma gliene do un po'. Ok, senza tutto. È un'altra storia, ragazzi, un altro pianeta. Concentriamoci sulla cassa, kick prima e dopo. Qui la kick non c'è, è morta. E qui c'è. Andiamo sul clap. Sul clap cosa ho fatto? Lo sentivo un po' scarno, soprattutto intorno ai 200-300 Hz sulle medio basse. Allora anche qua è disattivato, disattivo anche i singoli moduli e andiamo a vedere cosa ho fatto. Lo attivo con i moduli disattivati, sentite che non c'è differenza. Lo sento in effetti scarno nelle medio basse e molto alto nelle altissime. Allora, io prima sempre il virtual channel, sempre drive a più 18 a canna proprio, e anche l'input l'ho messo a canna con sempre la console 4000E SSL. Gli irrobustisce appena appena un po' le basse frequenze, quindi un po' di ciccia gliela dà. Poi con l'equalizzatore ho tagliato fino a 75 Hz, ho aggiunto le basse che vi dicevo intorno ai 300 Hz in shelving, perché non ho premuto bel, quindi è in shelving, e gliel'ho dato tutto 15 decibel. Le medio basse e medio alte non le ho toccate, appena appena un po' di punta nelle alte, intorno ai 7500. Un po' meglio. Ok, poi ho compresso sempre col distressor
3 o 1 di rapporto. E anche questo va a rendere più cicciona il ciccione, il mio suono di clap. Sentite le basse. Con il dis 3, quindi terza armonica inserita, e vedete che si accende il THD e il redune. Vuol dire che sta saturando. Poi tolgo un po' di altissime con l'FGN, quindi con il Neve, anziché tagliarle proprio con un low pass filter, le abbasso con uno shelving, e key shelving, quello del Neve, gli ho tolto 3 decibel 64 e ho tagliato intorno gli 80, 79,7, il resto non l'ho toccato. Le altissime danno fastidio, meno fastidio. Poi con il revival gli vado a dare un po' di basse, ulteriormente. Sentite prima. E come vedete ho cercato di mantenere il volume iniziale. Qui però le basse non esistono, è molto acido. Qui è un po' più bilanciato come suono, ok? Ok, ora andiamo sul shaker. Io questo shaker qua lo sentivo veramente molto acido. Non so se anche voi lo sentite acido come me, ma le mie orecchie lo sentono molto acido. Allora, disattivo i singoli moduli. Il plugin è disattivato, lo vado ad attivare. Non cambia perché i singoli moduli li ho disattivati. Attivo il Virtual Canner che ho messo come primo della catena, sempre in British Mode, quindi SSL 4000E, sempre il drive a palla. E ho alzato l'input fin quando la lancetta, l'indicatore, andava intorno circa, vedete, a meno 1,0. Volevo proprio saturare. Gli dà comunque un po' più di presenza. È il preamplificatore della console che loro emulano, eh? Il passaggio dell'audio, del suono attraverso i componenti della console, i quali componenti un pochino andavano a saturare. Quindi con l'input e il drive andiamo a saturare un po'. La somma poi di ogni canale su cui ho messo, appunto, e l'ho messo su tutti, ve lo garantisco, su cui ho messo, dicevo, il Virtual Canal, la somma alla fine sul Bassmaster va a sentirsi, cioè la somma di tutti questi Virtual Canal e quindi della relativa saturazione e dell'inserimento delle non linearità dei componenti, perché la saturazione poi introduce delle non linearità, la somma di tutte queste non linearità sul Bassmaster si sente, eh? Magari la sentiamo poco sul singolo canale, ma la somma è quello. È qui che si sente. Poi ho aggiunto un equalizzatore, ho tagliato intorno agli 92, come vedete, Hertz. Gli ho dato parecchia roba intorno ai 15.000. Ho tolto però parecchia roba intorno ai 4.023, meno 8,88. Con una campanatura abbastanza stretta, perché intorno a questa frequenza, ai 4,2 kHz, trovavo del metallo. Ho tolto ulteriormente 9 decibel intorno a questa frequenza, anche qui ho trovato del metallo, e ho tagliato, come dicevo, 92. Un'altra roba.
Poi ho aggiunto sempre il distressor, ho compresso con una rete o 3 o 1, non tanto. Ho attivato la seconda armonica, vedete che infatti si accende la spia, quindi gliela dà, va leggermente a saturare. Questo non l'ho attivato e gli ho dato un po' di revival. Senza tutto. Basso. Il solito dual pan che io do, che mi piace da impazzire, della Presonus, perché uso questo sequencer, questa Dove. Ho chiuso a 50 perché lo sentivo leggermente troppo aperto. Infatti se metto in mono un po' di segnale lo perdo. Sentite, sono le medio basse che andavano un po' in conflitto, un po' in controfase, quindi glielo lascio, torno a mettere in stereo, poi disattivo i singoli moduli e attivo il plugin. Non cambia nulla perché i singoli l'ho attivato, ma i singoli moduli sono disattivati. Partiamo sempre dal primo, ho messo il Virtual Cannon sempre in British Mode, SSL 4000E, sempre col drive a palla. Poi ho regolato qua in negativo, vedete, ho abbassato. Per non andare troppo fondo scala con la lancetta. Che gli dà una bella botta. Questo è veramente fantastico, il Virtual Cannon, gran algoritmo. Bravo Fabrice Gabriel e bravo Slade Digital. Poi equalizzatore, ho tagliato perché questo basso era pienissimo di bassissime frequenze, molto ricco di bassissime frequenze, vedete, lo taglio fino a 85,6 Hz, poi gliene ridò in shelving intorno ai 120, vedete, un bel po' più 10, perché ho tagliato parecchio, però ho stretto il basso, come si suol dire, troppe basse che andavano a interferire con la kick. Concentratevi sulle bassissime frequenze. Sentite come viene anche più sul suono, perché vado a tagliare le bassissime, le sub, che vanno a ridurre l'headroom del mio suono, vanno a mangiare tutto lo spazio del mio suono, quindi ne rimane meno per medio basse, medie, medio alte e alte eventualmente, perché le basse vanno a ammazzare tutto il resto, quindi io le taglio, poi gliele ridò, ma tenendo stretto il fondo, e quindi regolo bene le drum e il basso viene fuori. Poi con questo era l'equalizzatore SSL, con un equalizzatore FGA che emula l'API vado intorno ai 2005 in modalità campana, vedete che non ho attivato nelle frequenze alte lo shelving, quindi a campana gli do un bel boost più 9, poi a 600 tolgo 4 decibel, a 200 tolgo 6 decibel,
che c'era molto rimbombo in queste due fasce di frequenze, le bassissime non le ho toccate, ho pump attivo che mi dà la saturazione. Vedete che però il volume aumenta molto, allora vado a instradare il mio suono nell'FG stress, quindi nel distresso, che però vedete ho messo 1-1, quindi non attivo, non uso il distressor come compressore, ma lo uso come scatola armonica per dargli distorsione, saturazione e distorsione. Vedete che infatti il Red 1 si accende e THD si accende con distorsore terza armonica, quindi lo volevo bello cattivo. E vedete, guardate il volume dei picchi senza. Guardate dove va, perché ho aggiunto molte alte frequenze. Molte basse qui e molte alte qui, svuotando il suono, quindi sulle medie, quindi è chiaro che questi picchi sono dovuti alle alte a questo incremento di 2005 che devo andare a tenere a bada un po' saturando. Si accende nulla perché, ripeto, non sto comprimendo, è in 1-1, sto solo saturando il suono. Posso dosare con il mix la mia saturazione che dà il distresso col suono originale. 0, vedete il picco dove va. Posso regolarmela a piacimento. A 50, per esempio, il mio picco va lì. 60 lo riduco. Potrebbe andarmi bene. Poi con questo filtro della AIR, AIR-EQ, vedete, vado a tagliare intorno a 3500 con uno slope, una pendenza di 36 decibel d'ottava, le altissime frequenze, e poi gliene ridò, visto che le taglio, gliene ridò 5.13 decibel senza. E poi con revival anche qua gli do un po' di basse e un po' di alte. Senza tutto. Un po' acquisisci un po' di medie che lo fanno venire fuori.
Proviamo sul synth. Solito dual pan per chiudere un po' l'immagine stereofonica. Disattivo i miei singoli moduli. Il plugin è attivo. Solito virtual channel. Sempre in SSL 4000E. A palla il drive. E regolo l'input in modo da far arrivare la lancetta intorno agli 0, nel punto più alto in cui suona più alto il synth. Gli dà una bella spinta, è fantastico questo virtual channel. Su qualunque suono lo mettiate, lui spinge. Poi equalizzatore, come vedete tutto in flat. Gli altri filtri, bassi, medio, alti, alti, ho solo usato il filtro, l'high pass filter, intorno ai 94,4 decibel. Di questo equalizzatore sicuramente questo filtro qua è fantastico, a volte lo uso solo per tagliare, per usare questo high pass filter, perché è veramente molto musicale. Taglio delle bassissime che andavano a interferire con casse basso, quindi frequenze dai 70-80 Hz in giù, che nel mio spettro, nel mio misuratore di spettro vedo, e le sono andate a togliere. Poi col distresso in 2-1, quindi non uso un grande rapporto di compressione ma molto blando, vado a comprimere con un attacco medio e un release velocissimo, 2, abbastanza veloce. Dist 3, quindi terza armonica anche qua. Dà una bella spinta, questo distressor qua è favoloso e sono solo in 2-1. Poi con sempre il filtro air vado con uno slope di 36 decibel di pendenza, vado a togliere intorno ai 9,81 kHz. Vado a tagliare le altissime che non mi interessano e poi vado con un revival a dargli un po' di basse e un pelo di alte. Senza tutto, poi c'è il guitar, solito dual pan per stringere l'immagine, solita roba. Disattivo i singoli moduli, attivo il plugin, solito virtual channel inserito con il drive a palla, lo attivo e anche qui ho regolato l'input in modo che la botta della chitarra quando entra vada intorno agli 0, vedete? Anche qui gli dà una bella botta, ma stavolta l'ho usato in USA, quindi in API. Poi con l'equalizzatore SSL, anche qui ho usato solo il filtro, il taglio intorno ai 126 Hz. Vado a tagliare delle bassissime che facevano solo rimbombo e andavano ad incasinarsi con kick e bass. Poi con l'FG116, quindi l'1176LN, vado a comprimere un po' la botta iniziale, che è molto scattante. Sentite? Riduco un po' la botta, poi con il revival gli do un pelo di basse e un pelo di alte, poi con l'air
EQ, Hertz e l'Air EQ Air, gli vado a togliere le bassissime e le altissime, in modo da pulirlo, visto che una chitarra non mi interessa tenere il range medio-basso e le altissime. Scusate, il range basso, il medio-basso sì, il basso tolgo e le altissime, quindi tengo medio-basso, medio e medio-alto, è questo nella chitarra che... Infatti creo questo tipo di campana, tolgo le bassissime e tolgo le altissime. Senza tutto. Diversa la cosa. Cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere che l'ho messo anche sul bus della drum, dove arrivano, dove vengono convogliati tutti i singoli suoni della mia drum, quindi kick, clap, shaker e open hat. Qui disattivo un attimo, qui cosa ho fatto invece? Visto che è un bus, vado a mettere, attivo il plugin, ho disattivato i singoli, vado a mettere il bus, Virtual Mix Bus. Non quello che ho messo sui canali, ma quello che metti sul Mixbus, che in teoria Mixbus vuol dire dovrei metterlo su questo canale, sul Bass Master. Io però l'ho utilizzato anche sui bass intermedi. Va comunque ad incollare i vari suoni. Ho regolato l'input in modo che la lancetta arrivasse intorno allo zero, anche qua il drive a palla. Gli dà una bella mano, aiuta ad incollare, via. Poi con il Custom Serie Equalizer ho aumentato un po' intorno ai 12.000, questi non li ho usati, li spengo. Ho filtrato con l'Opass Filter fino a 12.009, c'era un po' di troppa acidità intorno alle alte, poi gliele ho ridate però sempre intorno alle 12.000. E ho tolto intorno alle 7.000, che mi dava un po' di acidità. È un po' più morbido così. Poi con l'Air EQ Earth, quindi terra, ho tolto le basse fino a 43 Hz. Poi qui ho inserito il FG Bomber, che mi va a dare tridimensionalità al suono. Lasciato in FAT, che vuol dire che mi va ad agire sulle basse frequenze, visto che è un canale drum. Poi regolo il drive, l'ingresso diciamo del mio plugin, in modo che la lancetta mi sia intorno allo zero, che corrisponde proprio al simbolo della bomba, FG Bomber, che fantasia. Vedete che se lo lasciavo zero andava oltre, io lo riabbasso in modo da avere la lancetta che gira intorno allo zero, cioè rimanga sul simbolo della bomba, che per Slate e Fabrice Gabriel, che ha fatto l'algoritmo, è il valore che si dovrebbe rispettare per fare in modo che il plugin lavori bene. Poi con l'intensity vado a regolare e gli ho dato un 30%. Poi con il London, che è un saturatore valvolare, che ha possibilità di lavorare in preamp e fa da preamplificatore, o in console e farebbe da console, ma visto che le console ho già usato il Virtual Mix Bus e quello sui canali, quindi la versione nera, qui lo uso come preamp, quindi gli do la preamplificazione valvolare. Vedete che spingo molto fino a 8, la spia si accende ogni tanto,
infatti va a fondo scala, normal, non ho messo in punish, ho abbassato un po' e ho messo il mix al 50%, mixato pulito con dry wet 50%. Guardate dove arriva il picco senza. Intorno ai meno 6. Tengo a bada i picchi perché va a saturare e in più aggiungo armoniche, quindi rendo più ciccione il mio suono. Senza. Messo anche sul basso. Sul basso cosa ho fatto? Stessa cosa, attivo, ho disattivato i singoli moduli, attivo il primo, il mix bass, anche qui la lancetta faccio in modo che arrivi intorno allo zero, quindi l'ho abbassato un po', coil drive a palla. Questo non l'ho toccato, con l'EART, ARQ, EART, terra, vado a filtrare fino a 57 Hz con uno slope di 18 decibel d'ottava e gliene ridò un po'. Poi con l'FG Bomber gli do tridimensionalità anche a questo basso, sempre in FAT. Anche qui drive lo regolo in modo che la lancetta rimanga intorno al simbolo della bomba. Intensità gli ho dato un 30%. E poi gli do una saturazione anche qui con preamplificatore, stavolta Hollywood. Anch'esso 50%, ho abbassato molto l'output, vedete la spia si accende molto, vuol dire che va a saturare. Guardate i picchi senza. Con. Senza tutto. Sul kick e bass che riceve tutta la drum più il basso, che sia la drum che il basso confluiscono qua, poi questo invece esce e va in principale, no, va in music, l'ho messo in music perché è questo e poi questo va in principale, ho messo tutto in music per fare il side chain con la voce e la musica, altrimenti non si regolava il volume dell'audio rispetto alla mia voce, se no normalmente questo music non c'è, questo va direttamente nel bus principale. Qui cosa ho fatto? Disattivo, attivo il plugin con i moduli bypassati, però disattivati, attivo il virtual mix bus. Che colla che gli va a dare col drive a palla. Aumenta proprio andando a schiacciare il basso e la drum insieme in contemporanea, va a creare un'amalgama che è unica e una saturazione anche che è unica. Quindi drive a palla e qua ho abbassato per mantenere il livello intorno allo zero. Però drive è quello che regola la saturazione. Questo non l'ho usato. Ho messo l'Audi Feed U73B, che
che è il fire chill tedesco praticamente. Vado a comprimere, quindi ho regolato, vedete, l'ingresso e l'uscita in modo da comprimere 2-3 decibel al massimo. Però sentite, basso e kick vengono ancora più esaltati. È favoloso questo compressore. Poi, vedendo dove andavano i picchi, ho voluto saturare anche qua. Ho usato il New York, così cambio anche tipologia di colori, di saturazione, quindi di colore. La spia si accende leggermente, questa emula una catena americana, quindi API, saturazione più mediosa. Ho regolato il mix a metà anche qua, ho regolato l'output perché mi si era alzato un po' di un paio di decibel, preamplificazione, non ho usato il push. Senza tutto, sentite il basso come viene fuori. Synth attivo, sempre mix bus, drive a palla e regolo l'input in modo che la lancetta al massimo volume di questa traccia arrivi intorno agli 0. Poi ho aggiunto l'FG Bomber per dare tridimensionalità. Qui la lancetta intorno allo zero, quindi al simbolo della bomba, va bene, ma l'ho messo in presence, vedete? In present. Poi aggiunto saturazione. Il 50% in preamplificazione. Bello cattivo questo suono. Poi con l'FGA API ho aumentato intorno ai 10 kHz, 2 decibel, intorno ai 1500 per dargli un po' di presenza, 2 decibel, intorno agli 800 tolgo 4 decibel che inscatolavano un po' il suono, lo rendevano un po' nasale. E intorno a 200, visto che tolgo a 800, gli do 2 decibel in modo da recuperare un po' le basse. Ho pump attivo, quindi va a saturare. E poi filtro con i due filtri che a me piacciono tantissimo, IRQ, Heart e Air, filtro rispettivamente le basse e le alte. Le basse intorno a 134, le alte intorno agli 11.800, con slope di 24 decibel, quindi pendenza di 24 decibel. Prima, dopo. Non ce l'ho, quindi è un bass vuoto. Guitar,
speaker, attivo il mix bus, drive a palla. Regolo in modo che vada intorno agli 0. Ok. Do un po' di tridimensionalità. In tight. Alzo un po' per farlo arrivare sul simbolo della bomba, ok. Perfetto. E poi volendolo potrei caricare sul mix bus finale, totale proprio. Così vi faccio capire cosa vuol dire. Allora, qui io lascerei non questo, ma vi dice che siamo oltre scala. Siamo tornati a un valore che se lo mando a uno studio di registrazione me lo fa passare per i suoi banchi, non va a fondo scala. Vedete? Può andarci attorno a un file così, a un file così no. Potrei farlo anche con questo, col Virtual Mix Bus direttamente. Staging anche direttamente dal Virtual Mix Bus. Senza problemi. Ok, vedete? Abbasso l'input, tengo il drive comunque al massimo e regolo l'output. Usare il revival
vada a somma a tutti gli altri virtual kernel che ho inserito, compresi anche i virtual mix bars che ho messo sui mix bars. Questo diventa il canale di somma. Questo era per farvi sentire quanto è buono questo canale più questo canale. Quanto sono buoni questi più questo, come lavorano bene in sincrono, questo sui singoli canali e questo sui bus e mix bus. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia venuto un po' meglio di quello dell'altra volta. Vi ho fatto vedere anche dei plugin diversi, dei moduli diversi dello stesso plugin, spero sia stato utile, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.